Con l'offerta e la benedizione dei fiori rinnoviamo la millenaria tradizione che ricorda uno dei prodigi avvenuti durante la vita di San Gaudenzio. Preghiamo per la nostra città e per la diocesi perché a tutti sia concesso il dono della concordia e della pace. Il vescovo quest'anno ha portato le sue rose. Sono ancora un po' indietro, quindi scrive bene il nostro tempo che dobbiamo aspettare che crescano e fioriscano. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Preghiamo. O Dio, tu che guidi l'universo con sapienza e amore, ascolta la nostra preghiera. Noi rinnoviamo l'omaggio dei fiori per ricordare il gesto di ospitalità compiuto da San Gaudenzio nei confronti di Sant'Ambrogio. San Gaudenzio, nostro primo vescovo e patrono di questa città, fa che per sua intercessione fiorisca in mezzo a noi la giustizia e la concordia, e con l'onestà dei cittadini e la saggezza dei governanti si attui un vero progresso nella pace. Per Cristo nostro Signore.
sia la pace, messaggero d'ogni bene, che annunzia la salvezza, che dice a Sion regna il tuo Dio. Acclamate a Dio da tutta la
la terra. Cantate la gloria del suo nome. Date a lui splendida lode. Date a lui splendida lode. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Celebriamo la solennità del Santo Patrono Gaudenzio, quest'anno con un'attenzione particolare ai giovani, ma a partire da qui, per rinnovare, come ci richiamano le nuove generazioni, anche lo spirito e le azioni che ci attendono nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, verità che illumini i popoli, Christe eleison. Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Guarda, oh Signore, la tua famiglia, che San Gaudenzio ha generato con la parola di verità e ha nutrito con il sacramento della vita, e rendi ferventi nella carità coloro che la tua grazia ha portato alla fede con il suo ministero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, o rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi,
se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Alleluia.
cari sacerdoti, gentili autorità, cari giovani e voi tutti qui presenti. Per la festa di San Gaudenzio di quest'anno ho scelto il Vangelo del ritrovamento di Gesù al Tempio. È l'unico episodio che alza il velo sulla vita di Gesù a Nazareth, ma è giocato in trasferta a Gerusalemme. Potrebbe essere intitolato Alla ricerca di Gesù. Gesù adolescente viene smarrito e i suoi genitori sono alla sua ricerca. Anche noi dobbiamo andare alla ricerca dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani dopo questi due anni. Dobbiamo metterci vicino ai giovani. Seguendo le tre parti del racconto, possiamo anche noi compiere l'arduo cammino che va dalla perdita al ritrovamento dei giovani, attraverso la ricerca della nuova condizione dei giovani dopo questo tempo di prova. Per questo abbiamo invitato oggi due rappresentanti degli oratori con i loro giovani preti che sono qui con noi. All'inizio del racconto Gesù è presentato nel contesto di una famiglia fedele alla legge, alla Torah, quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore. Nazareth, la famiglia, e la Torah, la religiosità ebraica, sono il punto di inizio della ricerca della nuova identità di Gesù dopo i primi 12 anni della sua vita. Il punto di avvio del racconto è la perdita di Gesù. I genitori di Gesù, dice il testo, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua secondo l'usanza. Qui si introduce però un elemento di novità. Quando egli ebbe 12 anni, al compimento dei 12 anni, gli ebrei ancora oggi hanno un rito al compimento del 12° anno che si chiama il Bar Mitzvah, cioè dove il ragazzo, l'adolescente ormai, è figlio del precetto Bar Mitzvah, cioè acquista i diritti attivi e passivi di lettura della legge, della comunità e quindi anche poi nella vita. Quando egli ebbe 12 anni, dice il testo, vi salirono di nuovo. Prende avvio la trama allusa in quel vi salirono di nuovo, cioè in forma nuova, perché sta capitando qualcosa di nuovo. Ma dove capiterà? A Gerusalemme, nel luogo del Tempio che è il centro della religiosità ebraica. Gesù resta a Gerusalemme, dice il testo, senza che i genitori se ne accorgessero. Gesù si separa dai suoi e diventa l'oggetto della ricerca. La ricerca di Gesù è fatta dai genitori, ma ormai il racconto si concentra su Gesù adolescente. È lui l'oggetto della ricerca. Sentite, quattro volte ritorna lui come oggetto, credendo che egli si misero a cercarlo e non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui. È emozionante questa ricerca spasmodica, quasi un gioco nascondino, a cui partecipiamo anche noi lettori. Anche la scansione temporale suggerisce la direzione, una giornata nella carovana, dopo tre giorni, il terzo giorno, a Gerusalemme. Segue il ritrovamento di Gesù. I genitori e noi lettori lo ritroviamo dove non ce lo aspettiamo. Dopo tre giorni, dice il testo, Gesù fu ritrovato nel Tempio. È la prima scena di interno. Gesù è in mezzo ai dottori, il suo ritrovamento fa tirare un respiro di sollievo ai genitori, ma apre subito una domanda. Che cosa starà mai dicendo a loro Gesù? Così anche la scena del ritrovamento resta sospesa. I protagonisti, Gesù, i genitori, i presenti e anche noi, sono tutti sulla stessa linea. Il narratore è pronto a condurli al centro del racconto. E qui facciamo una prima sosta. Facciamo una prima sosta sulla perdita di tanti ragazzi, adolescenti e giovani dopo questi due anni di pandemia.
Molti sembrano smarriti, altri portano dentro di sé tanta paura e taluni persino l'angoscia per la malattia, la morte dei loro cari, amici, genitori, nonni. Altri sembrano ancora dispersi, quasi intimoriti ad affrontare un tempo che chiede ancora resilienza. Soprattutto coloro che in questi due anni hanno vissuto l'età di passaggio, quinta elementare, prima media, terza media e prima superiore, quinta superiore e inizio dell'università, si sentono come defraudati di un tempo che doveva essere per loro propizio. Per essi questi due anni sono stati un'età negata, un tempo perduto. Anche noi adulti li cerchiamo dalla parte sbagliata. Li crediamo ancora al sicuro nella carovana della nostra famiglia. Mentre se ascoltassimo il loro silenzio e se leggessimo nei loro messaggini, troveremmo apatia, noia e forse timore a riprendere con lena il passo, dopo aver perso un'occasione che per questi snodi non torna più. Ci vogliono tre giorni, il tempo della risurrezione, per ritrovare i nostri ragazzi nel luogo dove sono. Ognuno di noi perda un po' di tempo, vada alla ricerca del loro smarrimento, dedichi risorse ed energie a rintracciarli. Non li lasci nascondere nelle pieghe della nostra città e del nostro paese. Mettiamoci insieme per dedicare tempo e risorse per ritornare a Gerusalemme e ritrovarli là nel Tempio, dove non ce l'aspettiamo, a fare domande e a cercare risposte. Forse dobbiamo ascoltare la domanda più dolorosa, che formulo così. Se sto perdendo il tempo più prezioso della mia vita, che senso e valore essa ha? Facciamo un passo avanti. Il racconto della perdita, ricerca e ritrovamento di Gesù ora è ripreso nel dialogo tra Gesù e i genitori. Prima era narrato, adesso è dialogato. È introdotto con un'espressione. Sua madre gli disse: figlio mio, perché ci hai fatto questo? È un'espressione da cui bisogna difendersi, è fin troppo moderna, no? La mamma che ha la figlia che ha problemi di anoressia dice: don Franco, mia figlia non mi mangia più. Dico: guardi signora, che non deve mangiare lei, Perché ci hai fatto questo? Lo smarrimento viene sentito come una minaccia alla propria identità materna e paterna. Maria chiama Gesù non figlio, Ios, ma bambino mio, piccolo mio, technon, che gli fa sentire ancora la dipendenza materna. Tutte le mamme, anche di fronte a un Marcantonio di 20 anni, no? Chiamano ancora il mio piccolo. Maria e Giuseppe lo ritrovano, ma non lo riconoscono più come figlio proprio. E poi questa bella espressione che io amo molto. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Maria chiama in causa il padre, come sempre, no? E dice che Gesù sta sfuggendo a loro come figlio, e questo minaccia il loro essere padre e madre. Con questa angoscia il dialogo giunge al suo vertice, ma anche il racconto giunge al nostro cuore. Ora parla Gesù. È l'unica parola di Gesù che è attribuita prima dell'inizio del ministero, per 30 lunghissimi anni. La prima parola di Gesù, è l'unica, si esprime con una domanda spavalda. Riprende alla lettera, come fanno spesso gli adolescenti e i giovani, le parole di Maria: perché mi cercavate? Ma segue una seconda domanda che ha un'intonazione retorica, la quale sottintende però una risposta affermativa. Non sapete? Chi deve sapere? I genitori, certamente, ma anche noi, lettori e adulti di oggi. Non sapete? I genitori e gli adulti di oggi sanno molte cose dei loro figli, ma ora la situazione sembra improvvisamente cambiata e Gesù si fa avanti in modo provocatorio.
le prime parole di Gesù si appellano a un sapere, noi dovremmo sapere, che può essere tradotto così. Se mi avete dato la vita, allora dovreste sapere che io devo rispondere alla vita che chiama. Maria e Giuseppe sanno che Gesù, ma glielo dice Gesù con la sua parola, questa è la parola di Gesù, che io devo essere nelle cose del Padre mio. Questo originale greco non ha il sostantivo, dice nel del Padre mio. È una formula che poi l'Evangelista ripeterà 3 o 4 volte nel seguito del Vangelo, la lascia aperta qui. Tanto è vero che gli esegeti parlano di Gesù come colui che è nella casa, nella relazione, nelle cose del Padre. L'espressione è volutamente, secondo me, aperta. Notiamo che tutto ciò è detto proprio davanti ai genitori. Facciamo qui la seconda sosta. Vi sono 3 temi che emergono dalla forma dialogata con cui nella seconda parte del racconto è narrata di nuovo la perdita, la ricerca e il ritrovamento di Gesù. Provo a dirlo con un'attenzione al momento presente. Anzitutto, il dialogo rivela che la perdita di Gesù, come di molti ragazzi e adolescenti, genera angoscia, perché i genitori non trovano più il figlio che conoscevano. Questo avviene normalmente nel passaggio adolescenziale, ma avviene criticamente e acutamente forse in questi tempi. Anche noi oggi e domani saremo messi di fronte a un periodo di angoscia. Guardo anche a questi giovani preti che sono qui dietro, che sono dedicati totalmente a loro. Li stimiamo, li ringraziamo per l'impegno che mettono a stare con i ragazzi, adolescenti e giovani. Oggi è difficile, molto difficile, perché le nuove generazioni non sembrano più accessibili come nell'epoca precedente. Però non bisogna avere paura. Abbiamo la possibilità, è una parola che diciamo spesso, ma non sentiamo la sua potenza, dell'ascolto e del dialogo. Non dobbiamo scoraggiarci. Lo facciamo perché i giovani attendono una presenza amica e rassicurante, anche se all'inizio si presentano spavaldi o annoiati, abulici o depressi, persino bulli e dispersi. Con i genitori, gli educatori, gli animatori sono chiamati a raccolta tutti coloro che hanno il compito della formazione. La famiglia, la scuola, l'oratorio, il volontariato, la società civile. I ragazzi, adolescenti, giovani dell'inizio di questo terzo decennio del secolo ci chiedono una cosa sola. Voi dovreste sapere cosa significa che noi dobbiamo e vogliamo diventare grandi. Che siete grandi? Se lo siete diventati voi, aiutate anche noi. Magari non diventeremo adulti alla vostra maniera, ma in ogni caso non possiamo farlo senza la vostra vicinanza. Vorrei che tutti i giovani che sono qui ripetessero con me questa espressione: stateci vicini. Essi gridano talvolta con i linguaggi provocatori perché noi possiamo essere per loro testimoni della vita buona. Essi ci dicono: non lasciateci soli, non abbandonateci alla deriva, dateci meno cose e più tempo, ascoltateci. Perché solo così anche noi potremo diventare adulti, perché anche noi dobbiamo dire di sì al mistero della vita, possiamo sognare con coraggio il nostro futuro, perché anche noi dobbiamo rispondere a una chiamata. Anche i giovani di oggi, soprattutto i giovani del nostro tempo, hanno bisogno di genitori, educatori, professori e comunità presenti e rassicuranti, capaci di amore, comprensione e accompagnamento. E da ultimo, il terzo passo, breve. La conclusione del racconto, essendo un racconto un po' appunto trasgressivo, rassicura che Gesù partì con loro e tornò a casa e stava loro sottomesso.
Per il ragazzo Gesù questa scappatella non è stata un colpo di testa, ma l'episodio intende aprire uno sguardo sul suo futuro. Una cosa però noi possiamo fare già da adesso: stare con la madre sua e conservare, dice il testo, che Maria stava e conservava tutte le parole e le vicende nel suo cuore. Sono parole e vicende che danno a pensare. È un non capire di Maria e di Giuseppe che mette in ricerca. E c'è un luogo simbolico per sperimentare tutto questo. È il cuore della madre di Gesù. E allora vi do le ultime due indicazioni, sono un po' suggerimenti miei che rivolgiamo soprattutto a noi. Il primo richiamo riguarda gli educatori nella varietà delle loro figure. Genitori, sacerdoti, maestri, professori, educatori, animatori e allenatori. Le figure di Maria e Giuseppe descrivono bene il momento presente. Essi non compresero le sue parole, ciò che aveva detto loro. Spesso i formatori si sentono inadeguati, inadatti alla bisogna, non apprezzati e non valorizzati nella società. Ho già detto una volta, io ho un gruppo famiglia dove tutte le donne sono insegnanti, le mogli sono insegnanti alle superiori, non le lasciamo mai sole perché temiamo il suicidio collettivo. Non dimentichiamolo, la formazione è oggi l'impresa più grande, che ha bisogno di un grande apprezzamento sociale. Tuttavia, gli educatori non possono ritrovare la passione del loro compito se non lo vivono come una vocazione. Non è solo una professione, ma una chiamata. Non è solo uno stipendio per vivere, ma un compito per far vivere. Essi devono essere come Maria e Giuseppe, conservare nel loro cuore l'incomparabile bellezza non solo di produrre, conquistare, di capitalizzare, scoprire cose nuove, ma di forgiare l'umano in formato grande. Qui un preside piacerebbe sentirlo alla fine di un anno quando dice tante fatiche, ma sono diventati più grandi. La fine del precariato diffuso e l'aumento di stipendio, che sono decisivi come forma di valorizzazione sociale, non potranno sostituire però la stima che tutti noi dobbiamo e vogliamo dare al loro compito e alla loro missione. E il secondo e ultimo richiamo concerne l'alleanza tra tutte le forze sociali e le componenti educative della società. La famiglia che educa, la scuola che forma, l'oratorio spazio di vita, lo sport sano, non sono riserve indiane a lato di una società che per la parte più importante fa altro, e cioè si dedica all'economia e alla produzione. Lo sviluppo autentico ha come componente essenziale il tempo formativo. Elevo dunque un forte invito per un grande patto educativo tra tutti i soggetti che si affaticano al compito formativo. Anche la scuola ha bisogno di più stima, più sostegno sociale, più apprezzamento. Le risorse e i soldi spesi per la scuola e l'educazione sono il capitale sociale più importante per la società di domani. Nella nostra città abbiamo anche la fortuna di avere la Fondazione Carolina, dedicata a Carolina Picchio, impegnata per il buon uso del digitale, con la quale la diocesi intende stabilire un cammino di proficua collaborazione. Per questo, mentre aspettiamo di ripartire, il cuore della rinascita non potrà essere che un tempo formidabile da dedicare all'educazione delle nuove generazioni. Lo chiediamo con la protezione del nostro patrono San Gaudenzio.
Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Chiamati da Cristo ad essere luce del mondo e sale della terra, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, perché guidati da pastori santi possiamo camminare nella via della giustizia e della pace. Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Accompagna, o Padre, il cammino di fede della nostra Chiesa. Nella comunione con il Vescovo Franco Giulio, rendila capace dell'annuncio del Vangelo in questa terra novarese. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Sorreggi con il tuo spirito la crescita delle giovani generazioni. Riempi di coraggio e di speranza la loro vita e metti al loro fianco educatori capaci di far risuonare le parole del Vangelo. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Benedici nella tua misericordia tutta l'umanità ancora colpita dalla pandemia. Affretta il tempo della guarigione e incoraggia ogni forma di solidarietà. Preghiamo, santifica il tuo popolo. Vieni a visitare la nostra terra, là dove è ferita da odio, egoismo e violenza. Suscita in ogni cuore il desiderio della pace e la cura del creato, nostra casa comune. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Accompagna con la tua grazia i giovani che hanno intrapreso un cammino di discernimento e vocazione, affinché aderiscano gioiosamente al tuo progetto di amore. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Dona il tuo spirito a tutti noi, qui riuniti, per celebrare la festa del Santo Patrono Gaudenzio, per essere nelle nostre città seminatori generosi della parola, vita e speranza di ogni uomo. Preghiamo, santifica il tuo popolo, Signore. Padre, che manifesti l'amore di Cristo tuo Figlio per l'umanità disorientata, aiutaci ad essere in ogni circostanza annunciatori del Vangelo per la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nella tua bontà concedi, Dio Onnipotente, che questo sacrificio offerto dal tuo popolo nella memoria di San Gaudenzio diventi per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sì. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Gaudenzio riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiate di tutti questo il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella presa della tua venuta. Nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Gaudenzio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, preghiera di Gesù illumini la nostra mente, riscaldi il nostro cuore quando diciamo: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede e all'amore della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, che è il dono del Signore risorto, sia con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, eccola, togli i peccati del mondo. Eccoli, chi non fa la comunione è pregato di sedersi, grazie.
creati, e lui il nostro Dio, e noi il suo popolo, che egli conduce, che egli conduce. Preghiamo. Il pegno della redenzione eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella gioiosa memoria di San Gaudenzio, ci sia di aiuto nella vita presente e in quella futura. Per Cristo nostro Signore. La ringraziamo, Don Franco, per le parole che ci ha donato negli educatori prima nella predica, dove ci ha ricordato dell'attenzione, ed è bello anche sentirle nella festa di San Gaudenzio, che è vicina alla festa di un altro grande santo a cui noi tutti educatori dovremmo essere affezionati, che è San Giovanni Bosco. E a voi giovani volevamo lasciare un segno da portare a casa in questa giornata, un segno che ricorda un po' il miracolo delle rose di San Gaudenzio, che sono nate in pieno inverno. Infatti adesso ho scoperto che i semi di rosa non ci sono, non puoi nemmeno piantarla perché non è stagione. Allora dirigheremo degli altri semi, scoprirete poi che fiore nascerà da questo seme. E il Vescovo, durante appunto l'omelia, ha chiesto a noi di prenderci cura di voi, però non possiamo farlo da soli se anche voi non vi prendete cura di voi stessi. E allora l'invito è proprio questo, ad avere pazienza, ad avere cura della rispetto alla vostra vita, proprio come si fa con un seme che per diventare un fiore ha bisogno di tempo, ha bisogno di cura,
e l'invito è proprio questo, a prendervi cura del vostro futuro. Questo è proprio il mandato che vi diamo in questa festa. Noi cercheremo di impegnarci il più possibile a starvi vicino, ad esservi vicino, ma siate anche voi vicini a voi stessi. Chiedo il favore di sedervi un istante ancora, prima della conclusione, intanto che verranno distribuiti ai giovani i semi da custodire e da far crescere. Al termine della celebrazione della Messa Pontificale dello scorso anno, avevamo dato lettura del decreto con il quale Monsignor Vescovo nominava canonici onorari di San Gaudenzio, i vicari episcopali, un titolo certamente onorario ma carico di significato che vuole esprimere proprio l'unità del cammino non solo della città di Novara attorno a Gaudenzio ma di tutta questa grande e vasta diocesi, di tutti i territori e di tutti i settori pastorali della nostra Chiesa nel segno proprio della venerazione del nostro patrono. È un incarico questo dei canonici durante Munera, si dice. Quindi, a seguito delle nomine di due nuovi vicari episcopali per il quinquennio 2021-26, oggi viene aggiornata anche la composizione del capitolo di San Gaudenzio, investendo del titolo di canonici i due nuovi vicari, che invito ad andare davanti al Vescovo, Don Franco Giudice, vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, e Don Massimo Martinoli, vicario episcopale per il territorio dell'Ovest Ticino. E chiedo a Monsignor Vescovo di consegnare loro appunto il decreto di nomina. Grazie. Ma oggi c'è un altro aspetto importante su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Per la comunità civile ed ecclesiale è una giornata speciale, non solo perché è San Gaudenzio. 10 anni fa, esattamente come domani, era lunedì 23 gennaio 2012, più o meno a quest'ora esattamente, c'erano tutti i sacerdoti della diocesi radunati in questa basilica per dare un ultimo saluto a Monsignor Corti, e in quel momento è entrato in questa chiesa dal fondo della basilica, è entrato lei, Don Franco, per prendere, come si dice, ufficialmente possesso della diocesi, diventando da vescovo eletto di Novara vescovo ufficiale della nostra diocesi. Poi sarà il 5 di febbraio il giorno in cui inizierà ufficialmente, ma in quel 23 gennaio 2012 lei succedeva all'amato cardinal Renato Corti, diventando il 124esimo successore di San Gaudenzio. Allora, a nome di tutta la comunità ecclesiale novarese, oggi voglio esprimerle il nostro grazie per questo tratto di strada che abbiamo percorso insieme, un tratto di strada a volte un po' periglioso, ma finora siamo arrivati già qui. Lei in questi 10 anni ci ha trasmesso la sua passione sconfinata per la parola di Dio, una parola letta, ascoltata, meditata, cui aprire le porte del cuore e della mente perché diventi
racconto che si fa vita, preghiera. E allora, proprio per celebrare questo anniversario del suo servizio pastorale nella Chiesa novarese, abbiamo pensato come non c'era modo migliore che riproporre questo grande racconto. E abbiamo provato a farlo con un libro, visto che lei li ama. Ecco il testo, è questo libro che abbiamo intitolato «Parliamo il Signore Gesù», una traduzione originale del motto latino che lei ha scelto per il suo episcopato, «Loquamur Dominum Iesum». E questo libro raccoglie i discorsi che lei ha fatto, come questa mattina, non c'è evidentemente quello di oggi, i discorsi che lei ha fatto alla città in questi 10 anni, 9 evidentemente, più 2 altri racconti, discorsi, il primo saluto alla nostra Chiesa e l'omelia di inizio del suo ministero. Crediamo che questi 11 testi possano essere un itinerario possibile per ritrovare la cura tra tutto le tante parole, i tanti discorsi, le tante omelie che ci ha donato. In questi 11 discorsi noi possiamo trovare un po' come la sintesi di tutto ciò che le sta maggiormente a cuore, la premura per la pastorale, per la famiglia, per gli ultimi e per i giovani, come anche questa mattina ci ha raccontato e ci ha testimoniato. È un segno concreto della nostra riconoscenza, perché ogni anniversario ha bisogno di segni concreti per essere celebrato a dovere. Ma se permette, è un regalo anche per noi, non solo per lei, per guidare attraverso queste pagine la nostra memoria, per ritrovare i sogni, le fatiche, le preoccupazioni, gli entusiasmi che hanno segnato questi 10 anni di tutti noi, di noi sacerdoti, noi religiosi, di noi laici, di tutti gli operatori pastorali delle nostre comunità che lei ha saputo coinvolgere e guidare nel dire il Vangelo dentro l'alfabeto della vita umana, come ama ripetere. Questo testo ora poi lo consegneremo anche a tutte le autorità, coloro che sono presenti, ma sarà anche poi disponibile nelle varie parrocchie. Ma da ultimo, prima di lasciarci, vorremmo offrirle anche un altro dono. Questo è proprio personale, questo è un dono che facciamo anche a noi stessi. Il dono più personale è una copia anastatica di un volumetto liturgico che contiene anche il testo di una bolla che conosce molto bene, la Transiturus de Hoc Mundo. Questo è un atto preziosissimo e unico, è la copia più antica di questo documento, risalente probabilmente agli anni 80 del XIII secolo, con cui una 20 di anni prima Papa Urbano IV aveva istituito la solennità del Corpus Domini. Perché è un testo prezioso, lei ce lo può insegnare molto bene. È stato ritrovato circa 60 anni fa nella parrocchia di Bonianco, in Val d'Ossola, ed è custodito presso il nostro archivio diocesano. Proprio perché è prezioso e per noi l'abbiamo voluto riprodurre e fargliene dono da poterlo usare con piacere. È lei che in questi anni ci ha insegnato il valore di questo documento, non solo storico ma anche soprattutto teologico e pastorale. In questo testo Papa Urbano IV scrive che il pane eucaristico non viene assimilato in noi come un cibo qualunque, ma è Lui stesso che al contrario ci assimila nel Signore Gesù, ci fa diventare letteralmente il suo corpo, fa la Chiesa. Oggi la Chiesa a lei affidata è in festa e le dice: Don Franco, grazie
per quello che abbiamo fatto e grazie per quello che ci resta ancora da fare. Buona festa. Ringrazio tutti di cuore, ma ringraziamo insieme il Signore perché il nostro cammino proceda ancora con amicizia, con vicinanza nei prossimi anni fin quando saranno dati i tempi. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Gaudenzio, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore che ha manifestato in San Gaudenzio la forza rinnovatrice della sua Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in San Gaudenzio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate e annunciate il Vangelo del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Gaudenzio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Gaudenzio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Gaudenzio.
arrivederci, buona festa e buon tutto. Grazie, ma rientro subito. Oggi pomeriggio ho una messa stasera alle 6:30.